Buonasera, bentrovati alla seconda edizione del TG6, un'edizione come oggi, nel corso della prima, alle ore 14, interamente dedicata alla tragedia del terremoto che la notte scorsa ha colpito il Lazio, le Marche, l'Umbria. Una tragedia che vede purtroppo il numero dei morti salire di ora in ora. Andiamo, se possibile, subito sul sito dell'ANSA per vedere il bilancio parziale di questa tragedia. Vedete, sale a 73, infatti. Infatti il numero delle vittime del sisma nelle Marche, gli sfollati sono 1500. Andiamo a vedere ancora, sempre dal sito dell'ANSA, gli aggiornamenti dell'ultima ora. Due morti ad Amatrice sotto le macerie dell'Hotel Roma, e sempre ad Amatrice, che una delle città, dei centri maggiormente colpiti, un uomo di 57 anni è stato estratto vivo dopo 12 ore. Quella di oggi è una giornata davvero convulsa. I soccorsi che proseguono senza soste, sono arrivati e stanno arrivando soprattutto nel Lazio, ma anche nelle Marche e in Umbria, soccorritori da tutte le parti d'Italia, anche dall'Abruzzo, poi ne parleremo vedendo anche un servizio. Ma a proposito di servizi, andiamo a vedere il primo dei contributi filmati realizzato oggi dalla nostra inviata in terra marchigiana, Francesca Romana Testi. Macerie, massi lungo la strada, blocchi delle forze dell'ordine disseminati per tutto il tragitto che conduce ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Insieme a Pescara del Tronto, distante solo 8 km dalla prima, sono i due comuni più colpiti dal sisma, che poco dopo le 3.30 ha colpito Marche, Umbria e Lazio. Epicentro registrato ad Accumoli, vicino Rieti, una giornata che ha visto la ricerca ininterrotta delle vittime del sisma, rese complicate dall'impossibilità di accedere alle abitazioni mediante i mezzi di soccorso. Gli uomini di Protezione Civile, Guardia Costiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Croce Rossa, Misericordia e Polizia Locale hanno dovuto operare calandosi tra i rottami, cercando di portare in salvo nel minor tempo possibile i sopravvissuti. Ad Arquata, dei 40 residenti presenti al momento del sisma, si contano tre vittime accertate, una bimba di 18 mesi e due adulti, madre e figlio di 67 e 89 anni. La caserma dei Carabinieri è stata spaccata in due dalla forza degli smottamenti ed evacuata immediatamente. La strada antistante il suo ingresso è franata via e per i soccorsi è stato impossibile avvicinarsi con i mezzi. Più in alto c'è Pescara del Tronto, è lì che si sono concentrati i soccorsi, lì che si conta il maggior numero di presenze. Località di residenza di turisti che in estate scelgono le Marche per le loro vacanze. Molti dei sopravvissuti sono scesi in strada in stato confusionale, attendono l'arrivo di parenti o soccorsi. Molti sono anziani, indossano pigiami e scarpe di fortuna. Non tutti hanno compreso nell'immediato cosa stesse accadendo. La strada che costeggia le case costeggia anche un dirupo, si vedono le crepe profonde, i mezzi di soccorso faticano a passare, intanto si sentono ancora delle scosse di una certa intensità che rendono pericoloso il passaggio, continuano a franare pezzi di abitazioni sulla strada, non si ha contezza esatta dei presenti e le ricerche continueranno senza interruzione. Gli elicotteri si abbassano tra le macerie per rendere più rapidi i soccorsi, cala il verricello quando bisogna soccorrere qualche sopravvissuto, ambulanze, cisterne dei vigili del fuoco e anche mezzi militari, sono tutti a lavoro. Qual è la situazione, qual è il ricordo? Ringraziamo Dio, siamo tutti salvi, che persone no però, vedere tutto questo è triste. Abbiamo la famiglia a casa che ci aspetta. Tanta paura? Tanta. Avete capito subito? No, nel sonno non si è capito, almeno io non l'ho capito, me l'hanno fatto capire dopo. Si è capito però, niente, siamo scappati via, la porta quando l'abbiamo aperta era piena dei sassi, la montagna dei sassi, non so come abbiamo scavalcato, non so, al buio, tutto buio. In vacanza qui? In vacanza, sono gli ultimi giorni di vacanza. State aspettando perché la macchina è rimasta sotto le macerie? La macchina è rimasta sotto purtroppo, appena liberano un po' la strada ci hanno detto, ripartiamo per Roma. Ripartite per Roma, Amatrice anche lì, avete saputo? Sì, facciamo l'autostrada, ci auguriamo insomma di fare l'autostrada, sì, ci hanno detto di Amatrice. Qui sotto è tutta impossibile andare. Uno stato confusionale adesso, i pensieri sono tornare a casa? Sì, il primo pensiero è tornare a casa. Qua abbiamo lasciato tutto così. L'importante è che ritorniamo noi, ecco, l'ho detto prima, lo ridico. Tante vite non sono state purtroppo potute salvare.
Queste le testimonianze raccolte dalla nostra Francesca Romana Testi oggi in terra marchigiana, proprio una delle zone più colpite dal terremoto. Un terremoto che ha sconvolto l'intero Lazio, ma anche zone delle Marche, come detto, e dell'Umbria meridionale. La prima scossa questa notte alle 3:36, 4 minuti dopo quella dell'Aquila di 6 anni fa. La seconda scossa dopo 4 ore, la prima di magnitudo 6.0 con epicentro in provincia di Rieti, nel centro, nel piccolo centro di Accumuli. Poi la seconda, un'ora dopo, di magnitudo 5.0. Altre scosse ci sono state poi nella giornata, uno sciame sismico che prosegue senza sosta, ma due scosse importanti ci sono state nel pomeriggio, una poco dopo le 14 di magnitudo 4.9 e un'altra di magnitudo 3.6. Dunque altre scosse di assestamento, se così possiamo dire, durante la giornata, e poi fortunatamente con il passare delle ore la situazione per quanto riguarda lo sciame sismico è leggermente migliorata. Ma noi torniamo con la nostra inviata nelle Marche, Francesca Romana Testi, perché abbiamo portato al nostro microfono il presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha visitato le zone terremotate. Vediamo. Nel corso delle ore diventa sempre più chiara la situazione, gli interventi impegnano i soccorritori in alto a Pescara del Tronto. L'impossibilità di avvicinarsi con i mezzi richiede l'utilizzo di attrezzatura specifica che viene richiesta nella mattinata. Intanto si utilizzano corde, picconi e scarpe antiscivolo, non si può perdere tempo. Ci sono gli elicotteri che si abbassano, cosa significa? Probabilmente è stata recuperata una persona, suppongo viva, essendo stata tirata su il verricello dell'elicottero del 118. Era già sceso l'operatore, sotto ci sono squadre che stanno lavorando per proprio tirar fuori persone vive. Noi siamo lì per tirar fuori le persone vive, assolutamente è questo il discorso. Evidentemente è stato portato con l'elicottero, salito a bordo, perché sicuramente c'è speranza di salvare la persona che è stata tirata su. In che condizioni si interviene? È complicato? Ho già detto ai vostri colleghi, le immagini dicono tutto. Questa striscia che è stata messa per delimitare la zona rossa è proprio per evitare che chiunque possa scendere, perché non ci sono condizioni di sicurezza. Cosa si può intervenire? Abbiamo visto passare ruspe, però a vedere così non sembra possibile. Al momento ancora è una fase in cui lavoriamo con le mani, scavando con le mani, perché fino a che c'è speranza, lo ribadisco, perché è quella di tirar fuori qualcuno di vivo, non possiamo rischiare di prenderlo con strumentazioni o con pale meccaniche, per cui con le strumentazioni di cui siamo in dotazione, con i nostri geofoni, con i nostri nuclei cinofili, con tutto ciò che stiamo riuscendo a mettere in campo, fino a che riusciamo a sentire una voce, un sibilo, lavoriamo solo ed esclusivamente con le mani. Giunge la notizia dell'arrivo della Presidente della Camera, Laura Boldrini, che si trovava nelle Marche in visita ai suoi parenti. La Protezione Civile della Regione Marche la conduce fino al cuore del sisma, visita le case distrutte, vede le strade franate, avvicina gli anziani fermi con le coperte. Mentre si trova a Pescara del Tronto arriva una nuova scossa di forte intensità, così forte che in basso, al campo base allestito per le emergenze, si sentono le grida dei presenti. Finita la ricognizione dell'area, Laura Boldrini lancia un appello per facilitare i soccorsi. Gente che è ferita, che ha perso gli affetti, ha perso la casa, e poi la cosa più angosciante è che noi non sappiamo quante delle persone sono ancora là sotto, perché non sappiamo chi c'era, in quanto una parte di questi abitanti non risiedeva abitualmente qua, ma sono abitanti di Roma che vengono qui perché di origine di qui, quindi non si sa se queste persone ancora ieri sera stavano qui o no. E quindi la cosa importante è che anche chi se n'è andato lo renda noto all'amministrazione. Bisogna far capire che gli sforzi devono andare verso le persone che sicuramente sono lì, quindi io faccio un appello affinché le persone che da qui, da questi luoghi, se ne sono andate oggi, ecco, lo comunichino alle autorità locali. Appelli arrivano anche dal campo base, dove serve tutto: acqua, cibo, coperte, medicinali. In mattinata è già tutto a disposizione. I soccorritori ora invitano tutti gli sfollati a raggiungere il punto di accoglienza per essere visitati e messi al sicuro.
Noi vogliamo solamente avvertire tutta la popolazione che io, il Presidente e il Dottor Andrea Isacco siamo a disposizione per la fornitura di farmaci, quindi tutti quanti i cittadini che hanno bisogno possono fare riferimento qui al campo base, cercano noi e noi provvederemo a far loro avere tutti i farmaci di cui hanno bisogno, che normalmente usano. Chi rientra nell'appello, chi può rivolgersi a voi? Tutti i cittadini, qui è stato attivato un servizio del medico di famiglia, ci sono anche gli psichiatri che assistono la popolazione e niente, noi abbiamo anche a disposizione una macchina della Croce Verde di San Benedetto per andare proprio a reperire fisicamente i farmaci, quindi siamo a disposizione di tutti. L'appello è di venire qui a rivolgersi a voi comunque? Sì. Si rivolgono a noi e noi provvediamo per tutto quello che sono i farmaci. Ripetiamo, dove si trova il campo base? Il campo base è sul campo sportivo qui a Borgo di Acquata. Questo è il servizio, l'altro servizio realizzato dalla nostra inviata Francesca Romana Testi e noi ora abbiamo in collegamento telefonico il governatore della Misericordia di Pescara, l'avvocato Berardino Fiorilli, perché tra i primi soccorritori, tra i primi operatori ad arrivare sui luoghi del terremoto sono stati proprio gli operatori della Misericordia di Pescara. Fiorilli, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Allora, proseguono senza sosta i soccorsi, le operazioni di soccorso ad Arquata, a Pescara del Tronto, nel Lazio, dunque situazione sempre molto difficile. Lei sta coordinando ovviamente anche il lavoro dei suoi uomini, degli operatori, dei soccorritori della Misericordia di Pescara sul posto. Qual è la situazione e quali sono gli ultimi dati che avete a disposizione? Sì, nel nostro piccolo stiamo cercando di dare il contributo della nostra associazione, forse nel momento più difficile, perché è il momento in cui non si hanno ancora dati precisi, non si hanno stime, non si hanno luoghi su cui intervenire precisamente, tant'è che questa mattina la prima squadra della Misericordia di Pescara, che è partita già alle 4:30, si è recata presso Norcia con un percorso molto difficile perché diverse strade erano interrotte proprio per verificare in qualità di nucleo di valutazione lo stato dei luoghi e l'eventualità e la scelta di un luogo dove allestire un campo base. Dopo diverse ore di riunioni anche con i vertici della Misericordia Nazionale, con della Protezione Civile e anche della regione Lazio e Umbria hanno poi spostato la nostra squadra su Amatrice, dove la situazione era ancora più grave e c'era necessità di un intervento immediato. I nostri uomini stanno già lavorando ad Amatrice, chiaramente fra meno di 12 ore saranno sostituiti perché questo prevede il turnover di lavoro in queste ore davvero molto difficili, ma allo stesso tempo abbiamo anche organizzato qui su Pescara alcune attività collegate con il soccorso, in particolare grazie all'aiuto del nucleo aereo della Guardia Costiera abbiamo avviato una raccolta di alcuni beni primari come coperte, acqua e latte in polvere. Per questo volevo ringraziare pubblicamente i tantissimi cittadini di Pescara che con la loro generosità hanno riempito la nostra sede e so anche quelle di altre associazioni e che noi abbiamo portato in aeroporto che per poi essere trasportati direttamente sui posti del sisma. E parallelamente abbiamo predisposto altre due ambulanze, una in aeroporto perché i feriti che arrivavano con l'elisoccorso della Guardia Costiera fossero trasportati in ospedale ed un'altra presso l'eliporto dell'ospedale per trasportare i feriti dell'elisoccorso del 118 dall'eliporto fino al pronto soccorso. Insomma, un'attività frenetica in queste ore sta impegnando tutti i nostri volontari, collaboratori e dipendenti, ma tutti con molta generosità guardano quello che c'è da fare, non certamente l'orologio e tantomeno la stanchezza. Avvocato Fiorilli, ci sono tantissimi operatori, tantissimi soccorritori delle varie Misericordie d'Italia ad operare nelle zone del terremoto. Quanti sono gli uomini partiti da Pescara e dall'Abruzzo? Abbiamo già un numero più o meno preciso?
Sì, il numero partito da Pescara è molto preciso, il numero esiguo, perché era appunto un nucleo di valutazione che aveva soltanto il compito nelle prime ore di valutare, e quindi è composto da 5 unità, sono 5 specialisti di protezione civile, che sarà però tra poco integrato ma anche sostituito per dare forza a queste persone. Allo stesso tempo sono partiti tanti altri volontari, di cui purtroppo non ho ancora stime precise, perché proprio in queste ore sono in viaggio altri soccorritori ad altre associazioni. So che è partita una colonna mobile della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che è la vera macchina organizzativa, il vero campo che sarà poi allestito nei luoghi più importanti e dove c'è più necessità. Cioè, questo significa che man mano si sta mettendo in moto, anzi già messo in moto, si sta organizzando e stabilizzando la macchina dei soccorsi, quindi fra qualche ora, immagino la giornata di domani, potremmo avere anche dei dati più precisi, perché forse la cosa più difficile è proprio fare un censimento in un territorio molto, molto frastagliato, molto eterogeneo, dove le comunicazioni in questo momento non sono facili, e quindi gli stessi operatori sul posto non hanno contezza di quello che accade magari a pochissimi chilometri di distanza, ma che in condizioni così di precarietà non è facile conoscere. Grazie, grazie Avvocato Fiorilli, grazie doppiamente per essere stato anche questa mattina nel corso della lunga maratona di Mattino 6 nei nostri studi, proprio poche ore dopo il terremoto che ha colpito il Lazio, le Marche e l'Umbria. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, come detto, interamente o quasi dedicato alla tragedia del terremoto della notte scorsa, e andiamo a vedere nel servizio della nostra altra inviata ad Amatrice, in questo caso Germana D'Orazio, quello che è accaduto, quello che si sono trovati davanti i soccorritori arrivati nella cittadina che si trova in provincia di Rieti. Decine di ambulanze in coda, come taxi, ad attendere di far salire la vittima della furia della natura. Il terremoto di Amatrice colpisce al cuore e agli occhi come la distruzione di un piccolo gioiello e il tentativo di raccogliere le scaglie preziose con guanti da sci. La logistica è nel caos nella martoriata Amatrice. Un piccolo punto di raccolta tra le scuole diroccate accoglie tutti i gruppi di volontari, soccorritori, polizia, burocrazia e tanto altro ancora. Pochi i punti di riferimento per chi vuol dare una mano o cercare i suoi cari. Lunghe colonne di grandi mezzi super tecnologici e potenti, ma che nel centro storico, ormai tomba di tanti, non possono entrare. Si scava ancora con pale, picconi e tanta disperazione, fino a sera, fino a notte fonda. Una notte di ghiaccio nei cuori per le tante vittime inermi della natura. Ma non c'è tregua, si continua a scavare, si continua a sperare che ancora qualcuno parli sotto quelle macerie. Le lancette della torre centrale sono ferme sulle 3.36, l'ora in cui si è fermata la storia del borgo di Amatrice, l'ora della distruzione delle vite che in quell'angolo montano al confine d'Abruzzo avevano cercato pace e serenità. L'orco si è risvegliato, hanno pensato in Abruzzo, quando la terra ha tremato violentemente per un lungo minuto. Ma quella era solo la coda del mostro che ha schiacciato i tetti sulle case come vecchie scatole da buttare. Immagini terrificanti quelle che arrivano dalle zone colpite dal sisma della notte scorsa, e tanti soccorritori, come abbiamo ascoltato anche dal governatore della Misericordia di Pescara abruzzesi, hanno raggiunto le zone terremotate, e si è portato in terra laziale anche il sottosegretario alla giunta regionale con delega alla protezione civile Mario Mazzocca, che abbiamo ascoltato. Assessore, tra poco partirà la colonna mobile della Regione Abruzzo, qual è lo stato dell'arte al momento? Sì, a breve partiremo per Cumuli, la destinazione che il Dipartimento Nazionale ha scelto per l'Abruzzo nell'azione coordinata che sta svolgendo fin dai primi minuti di questa tragica mattinata. E attualmente siamo stati attivi con tutta la nostra struttura di protezione civile regionale per la predisposizione di servizi di prima necessità nell'immediata post emergenza, come la messa a disposizione di unità cinofile, di unità speleologiche e di primo soccorso. Sono partite 5 unità di 118 dalle ASL di Chieti e di Pescara. Inoltre
in base a una input direttamente proveniente dal Dipartimento Nazionale, e sono già attive due unità cinofile degli alpini dell'Associazione Nazionale Abruzzi, la sezione Abruzzi, dell'Aquila e di Atessa, unitamente a un gruppo di un operativo di speleologi che chiaramente in questa immediata fase, subito dopo la verifica dell'evento, sono le situazioni più ricercate, più di cui siete maggiormente la necessità. Ecco, stiamo parlando prima rispetto al terremoto dell'Aquila, la complessità oltre alle ricerche e anche la modalità di raggiungere i luoghi colpiti dal sisma, perché parliamo di territori montani difficili, molto, molto impervi. Sì, al di là della similitudine di natura ed entità del fenomeno, c'è da dire che rispetto all'Aquila si è in una situazione di tipo geografico molto diversa, cioè una densità abitativa molto più diffusa, però purtroppo c'è una raggiungibilità di questi luoghi dal punto di vista geomorfologico sicuramente non agevole, e fra l'altro la interconnessione con Amatrice, con Cumuli e con altre realtà colpite è legata massimamente con la verifica di alcune infrastrutture come alcuni viadotti che sono lungo la strada di collegamento che vanno fatti in maniera oltre che tempestiva anche dettagliata, per evitare che poi al danno non si aggiunga la beffa di ritardi che potrebbero costare, come stiamo vedendo, anche delle vite umane. Tutte le regioni italiane sono mobilitate per prestare i soccorsi nel Lazio, nelle Marche, in Umbria, in queste zone colpite dal terremoto, soccorsi che proseguono senza sosta e che proseguiranno anche in nottata nelle prossime ore davvero, per cercare ancora superstiti e persone che sono al momento irrintracciabili. E tra le regioni più attive che hanno subito prestato la loro opera c'è la regione Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo ascoltato il presidente della regione Friuli, Deborah Serracchiani. Lei ha già sentito i presidenti delle regioni colpite. Quali sono le prime necessità, i primi aiuti da portare? Beh, sicuramente nelle zone più di montagna c'è un problema anche legato alle persone che ora sono fuori, no? Oltre ovviamente, ahimè, alle vittime che sono fuori dalle proprie abitazioni, quindi c'è bisogno veramente di coperte, maglie e cercare di fare questi primissimi interventi in queste ore. Noi come Protezione Civile Regionale, attivati immediatamente da quella nazionale, abbiamo già avviato alcune azioni molto concrete e molto importanti. Intanto siamo l'unica regione in Italia che è in grado di fare i rilievi topografici dall'alto, ed è un'attività che abbiamo fatto anche già in precedenti disastri e che replichiamo qui perché è estremamente utile e importante per capire quello che è accaduto e dove intervenire. Sono già pronti a partire 70 volontari con la prima colonna che parte oggi, e questa mattina sono già partiti con l'elicottero due gruppi del soccorso alpino regionale con delle unità cinofile. Chiaro che la situazione è ancora in divenire, ahimè le vittime temo che saliranno. Dispiace dirlo in questi casi, però ha sottolineato poco fa che a questo punto si capiscono meglio i soldi investiti nella prevenzione. Sì, perché a me dispiace a volte di sentire delle polemiche veramente pretestuose, no? Parlando degli interventi sulla prevenzione, le esercitazioni, le evacuazioni, l'acquisto di impianti tecnologici nuovi, la formazione che facciamo per i volontari e per i tecnici, non sono costi, sono veri e propri investimenti. Oggi ho sentito la Presidente Marini e mi ha detto una cosa che mi ha colpito e anche confermato nella mia convinzione. Mi ha detto che se non ci fossero stati interventi antisismici fatti nella costruzione dopo alcuni eventi sismici degli anni 90, probabilmente nelle sue zone oggi lei andrebbe a raccogliere vittime, una popolazione ferita e anche probabilmente danni maggiori. Questo significa che la prevenzione, quando è fatta in modo oculato, ovviamente senza sprechi, è estremamente utile e importante. Sono anche contenta di poter dire che una parte dei fondi che avevamo destinato per i 40 anni del terremoto li abbiamo proprio indirizzati alle attività di prevenzione, esercitazioni, evacuazioni, la creazione della scuola internazionale di formazione sull'emergenza. Insomma, credo francamente che ancora una volta abbiamo fatto un di più che premia questo territorio duramente colpito.
E oggi è arrivato anche il messaggio di cordoglio e di vicinanza ai familiari delle vittime del pontefice di Papa Francesco. Andiamo ad ascoltarlo. Avevo preparato la catechesi di oggi, come per tutti i mercoledì di questo anno della misericordia, sull'argomento della vicinanza di Gesù. Ma dinanzi alla notizia del terremoto che ha colpito il centro d'Italia, devastando intere zone e lasciando morti e feriti, non posso non esprimere il mio grande dolore e la mia vicinanza a tutte le persone presenti nei luoghi colpiti dalle scosse, a tutte le persone che hanno perso i loro cari e a quelle che ancora si sentono scosse dalla paura e dal terrore. Sentire il sindaco di Amatrice dire il paese non c'è più e sapere che tra i morti ci sono anche i bambini mi commuove davvero tanto. E per questo voglio assicurare a tutte queste persone la preghiera e dirgli di essere sicure della carezza e dell'abbraccio di tutta la Chiesa con il suo amore materno, anche del nostro abbraccio qui in piazza. Queste le parole del pontefice in piazza San Pietro, parole piene di dolore, quelle del Papa. E tra gli ospedali precettati per ricevere i feriti, persone rimaste ferite nel terremoto della notte scorsa, c'è anche l'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove sono arrivati fino in serata 10 feriti, uno in condizioni molto gravi e ricoverato in stato di coma presso il reparto di rianimazione proprio dell'ospedale Spirito Santo di Pescara. Gli altri 9 feriti arrivati tutti nell'isoccorso sempre a Pescara sono ricoverati tutti traumatizzati nei reparti di chirurgia e anche chirurgia pediatrica, in questo caso si tratta di un minorenne, e altri sono nel reparto di ortopedia. All'ospedale di Pescara nelle prossime ore, anche domani, sono attesi altri feriti. E noi abbiamo proprio ascoltato, abbiamo portato i nostri microfoni, il direttore generale della ASL di Pescara, Armando Mancini, che ha spiegato come stanno funzionando i soccorsi e come sta procedendo la macchina operativa proprio presso il nosocomio pescarese. Vediamo. Dottor Mancini, personale è rientrato dalle ferie, ma soprattutto, dicevamo prima, molti si sono presentati spontaneamente al lavoro, parliamo di medici, infermieri, ausiliari. Tutti si sono presentati spontaneamente al lavoro questa mattina e hanno dato la loro disponibilità. Purtroppo noi siamo abituati a questo tipo di emergenze, è un po' la vocazione di questo ospedale, e l'ospedale sta rispondendo al meglio. Devo anche dire che la popolazione si è dimostrata generosa, c'è una fila di 80 donatori di sangue presso il centro trasfusionale. Questo ci conforta, speriamo di non averne bisogno. Come diceva il direttore sanitario, abbiamo bloccato le attività operatorie di routine per lasciare le sale operatorie libere qualora ve ne fosse la necessità. Ho visitato appena adesso il pronto soccorso, tutto per il momento è in ordine. Aspettiamo purtroppo una piena nel pomeriggio. Questa emergenza, dottor Mancini, durerà ovviamente anche per i prossimi giorni. Sappiamo bene che i sismi non si prevedono, quindi se tutto rimane così, questa emergenza nel giro di qualche giorno si esaurirà. Anche perché Pescara è un bacino di riferimento, ma il bacino di riferimento principale è nel Lazio. Quindi noi siamo stati chiamati come supporto proprio l'ospedale di Pescara, la ASL di Pescara.
Abbiamo ascoltato proprio il direttore generale della ASL di Pescara, Armando Mancini, che ha parlato anche dell'importanza del gesto dei medici, degli infermieri, degli ausiliari proprio in servizio all'ospedale di Pescara, che sono rientrati volontariamente dalle ferie e dai turni di riposo proprio per prestare la loro opera presso l'ospedale, ospedale che si sta organizzando proprio per ricevere altri feriti. Ne abbiamo parlato con il direttore sanitario della ASL di Pescara, Valterio Fortunato. Dottor Fortunato, anche l'ospedale di Pescara è al lavoro per accogliere i feriti del terremoto. Certamente, noi già dalle prime ore dopo il sisma ci siamo allertati, nel senso che una nostra squadra nell'ambito della protezione civile regionale è già partita alla volta delle zone del terremoto, accompagnate da due unità mobili di rianimazione, due ambulanze di rianimazione con personale. Sono andati anche medici e personale sanitario esperto nella selezione dei pazienti che stanno adesso rendendosi conto e con i quali siamo in continuo contatto. Nel frattempo, attraverso gli elicotteri del sistema 118 della nostra regione, sono stati già trasferiti nel nostro ospedale 6 pazienti fino a quest'ora, presumibilmente ne arriveranno altri. Noi siamo già pronti per accogliere tutto quello che ci verrà comunicato dalla Protezione Civile. Nel frattempo abbiamo attivato, come prevede il piano dell'emergenza in queste situazioni, un numero adeguato di posti letto aggiuntivi di osservazione breve, dai quali poi provvederemo a smistare nei reparti di competenza. Ovviamente abbiamo dovuto necessariamente ridurre quella che è l'attività ordinaria dell'ospedale per quanto riguarda le attività chirurgiche, le sale operatorie. Abbiamo invitato i pazienti che afferiscono al nostro pronto soccorso per patologie non gravi, quindi i codici bianchi o i codici verdi, a rivolgersi ai medici di famiglia oppure al pronto soccorso degli ospedali vicini. E noi ora proseguiamo con il nostro telegiornale con un altro contributo in diretta che arriva da Amatrice. Siamo in collegamento con Mauro Dubaldo del Cives di Teramo, che sta operando proprio nella cittadina in provincia di Rieti, forse la più colpita dal terremoto. Dubaldo, buonasera. Buonasera. Allora, com'è la situazione ad Amatrice? Voi siete lì già da alcune ore, situazione ovviamente difficile. Situazione difficile e abbiamo oltrepassato Amatrice, ci hanno mandato per disposizione della sala operativa regionale, ci sono i responsabili, c'era anche l'assessore, il vice segretario Mazzocca, ci hanno mandato a Criscano dove stiamo ultimando il montaggio di una tendopoli. Situazione dunque difficile, cosa in particolare voi dovrete fare nelle prossime ore? Avete dei compiti specifici che vi sono stati assegnati dalla Protezione Civile Nazionale? Certamente, quello di assistenza alla popolazione, qui ci sono circa 250 persone senza alloggio, cerchiamo almeno per questa sera di dargli un ricovero dentro la tenda. Quanti sono gli uomini del Cives di Teramo attualmente impegnati nelle operazioni di soccorso e di assistenza ad Amatrice? Ne siamo 11, ma c'è anche Mosciano, c'è Avezzano, qui su questa tendopoli saremo circa 60 persone. Che situazione, cosa avete trovato, come è stata la partecipazione anche emotiva della popolazione? Ovviamente scene davvero difficili, ma il coordinamento sta funzionando tra i vari soccorritori? Sì, tra noi soccorritori coordinamento e accordo perfetto, abbiamo montato in perfetta sintonia questa tendopoli. Pensiamo che prima che faccia notte le tende, abbiamo montato fino adesso 16 tende, una tensio struttura, e la Croce Rossa sta allestendo addirittura una cucina per dare al vitto sia alla popolazione che a questi numerosissimi soccorritori che operano qui sul campo.
Grazie, grazie a Mauro Dubaldo, il presidente del CIVES di Teramo, in collegamento diretto da Amatrice. Ringraziamo anche gli operatori del CIVES di Teramo che stanno operando anche loro nella martoriata terra di Amatrice. Noi proseguiamo con un altro collegamento telefonico, perché abbiamo in diretta, abbiamo in collegamento la dottoressa Patrizia Accorsi, primario del centro trasfusionale dell'ospedale civile di Pescara. Dottoressa, buonasera. Buonasera a lei. Allora, qual è la situazione per quanto concerne le donazioni presso il centro trasfusionale? E poi credo che ci sia anche un appello da fare, perché oggi in tanti si sono portati all'ospedale di Pescara. Assolutamente sì, è stato un atto di generosità estremo da parte della popolazione di Pescara e delle vicinanze, anche francamente di turisti che sono voluti dimostrare la loro vicinanza alla popolazione che è stata colpita. Abbiamo raccolto il sangue sia qua presso il centro trasfusionale che presso la sede dell'Avis di Corso Vittorio Emanuele, e devo ringraziare veramente tutti quanti. Ovviamente il tutto non finisce oggi, purtroppo. Vi chiedo, se è possibile, di continuare a donare, magari organizzandoci al meglio, magari con dei tempi, anche se non vi affollate tutti quanti domani, ma nei prossimi giorni continuate questi atti di generosità, sarebbe il meglio per tutti, ecco. Dottoressa, davvero una grande generosità quella mostrata dai cittadini pescaresi, ma direi da tutti gli abruzzesi che continuano a donare sangue un po' in tutti i punti di raccolta. Assolutamente sì, probabilmente anche il fatto di essere stati colpiti nel 2009 ha fatto sì che vogliano ricambiare probabilmente loro stessi con la generosità di cui sono stati partecipi. E sì, è veramente stato un atto di generosità di tutti quanti, molto allargato. Le persone oggi si sono sottoposte anche ad aspettare ore, perché l'organizzazione logicamente non è tale da poter prevedere delle affluenze così intense, ma non c'è stato un momento di dispiacere da parte di nessuno, perché tutti hanno aspettato partecipi di quello che stava succedendo e del gesto che stavano facendo. Grazie, grazie alla dottoressa Patrizia Accorsi, primario del centro trasfusionale dell'ospedale di Pescara. Noi parliamo ancora di quanto accaduto dopo il terremoto della scorsa notte, ricordo la prima scossa alle 3.36 di magnitudo 6.0, con una profondità, pensate, di appena 4 km, dunque un terremoto molto superficiale che purtroppo ha causato diverse vittime. Noi ci spostiamo a Teramo perché c'è stato qualche problema per quanto riguarda proprio la tenuta delle strutture e soprattutto di alcuni istituti scolastici teramani. Andiamo a vedere qual è la situazione nel servizio di Elisa Leuzzo. Oltre 150.000 euro spesi, 7 anni di attesa per riconsegnare i lavori, una scossa di terremoto per mandare tutto in fumo e rendere nuovamente inagibile l'Istituto per Programmatori Pascal di Teramo. I lavori di ristrutturazione dei laboratori di informatica, infatti, gravemente danneggiati dal sisma del 2009, erano stati riconsegnati dalla provincia solo lo scorso aprile. Dopo una lunga serie di interventi strutturali, la riparazione delle opere murarie lesionate, i lavori di miglioramento antisismico, con una procedura durata 7 anni, questa notte l'ala dell'edificio che ospita le 6 aule informatiche ha subito ingenti danni. L'edificio è nuovamente inagibile e presenta gli stessi danni subiti nel 2009. A questo punto la domanda nasce spontanea: qual è effettivamente il contenuto del progetto di ristrutturazione presentato dalla provincia, approvato dall'ufficio per la ricostruzione di fossa solo nel 2015, dopo ben 6 anni? Cosa non ha funzionato nei lavori di ristrutturazione se dopo la scossa della scorsa notte siamo tornati indietro di 6 anni?
Dunque, Regione Abruzzo, come detto, mobilitato, l'abbiamo detto sin dall'inizio di questa edizione del TG6. Noi proprio sulla mobilitazione della Protezione Civile d'Abruzzo abbiamo ascoltato il sottosegretario alla Giunta regionale della Regione Abruzzo, Camillo D'Alessandro. Come state operando proprio nelle zone terremotate? Con quale personale, con quali mezzi? Con la Protezione Civile, con i nostri mezzi che man mano ci vengono richiesti, perché poi lì non si deve andare ad intasare. La Protezione Civile regionale è già lì, nel posto, man mano arriveranno altri mezzi, anche dei civili, però l'obiettivo è coordinarci, perché sennò altrimenti, non essendoci strade di accesso, anzi molte delle quali sono anche inibite all'ingresso, dobbiamo fare in modo di non creare un tappo. Avete messo anche a disposizione dei pullman della tua qualora ce ne fosse bisogno? Sì, sicuramente arriverà un momento dove le popolazioni devono andare o ai campi o addirittura nelle città che li vogliono accogliere, per esempio l'Aquila ha messo a disposizione le case MAP. Per fare questo abbiamo detto loro che se serve mandiamo i nostri mezzi. Anche in questo caso dobbiamo stare attenti a non mandare mezzi e intasare il traffico e quindi i soccorsi, perché adesso l'obiettivo prioritario chiaramente è salvare vite umane. Un'altra testimonianza per quanto concerne quello che sta accadendo nelle zone terremotate, abbiamo infatti in collegamento Adriano Vogt, responsabile regionale della Croce Rossa e della Protezione Civile Abruzzo. Buonasera. Buonasera. Allora, qual è la situazione nelle zone terremotate dove state operando con i vostri uomini? Dunque, noi abbiamo installato il posto medico avanzato ad Amatrice. Il nostro personale che si occupa della logistica sta operando con il personale sanitario dell'Ares Lazio e chiaramente del personale medico che era presente ad Amatrice, stanno effettuando diversi interventi, chiaramente non abbiamo ancora i numeri precisi perché è tutta una situazione in evoluzione. Abbiamo le nostre squadre di ricerca e soccorso sul posto della Croce Rossa Italiana, specificatamente i nuclei SMTS di Giulianova e Ortona congiuntamente, che per tutta la giornata di oggi hanno effettuato diversi recuperi purtroppo di persone che sono rimaste vittime del terremoto, ma abbiamo anche proceduto a qualche salvataggio, quindi qualche recupero che è andato a buon fine. Chiaramente adesso con l'avvicinarsi delle ore notturne chiaramente si è in attesa anche delle disposizioni che vengono fornite dal coordinamento sul posto per il prosieguo anche nelle ore notturne delle operazioni di soccorso. Chiaramente noi facciamo riferimento al coordinamento dei soccorsi che è stato creato in loco. Vi sono attualmente forti difficoltà di circolazione, quindi di arrivare sul posto per chiaramente l'orografia delle zone colpite dal sisma e quindi anche da una forte concentrazione di mezzi. Questa è la situazione, chiaramente noi numeri ancora non possiamo darli perché è tutta una situazione che è in forte evoluzione. Come spiegava qualche istante fa, con l'approssimarsi della notte, anche con temperature che in alcune zone scenderanno anche sotto i 10 gradi, ci saranno però dei problemi proprio per i soccorritori? Ma più che per i soccorritori, per le popolazioni colpite, perché chiaramente i soccorritori quando si muovono in simili situazioni hanno con sé tutta una dotazione che gli consente di affrontare qualsiasi tipo di temperatura e intemperia. Chiaramente il problema diventa grosso perché sicuramente i campi di prima accoglienza saranno in fase di allestimento e quindi chiaramente finché non si procederà al completamento dell'installazione dei campi, quindi chiaramente vi saranno forti disagi per le popolazioni colpite, quindi che sicuramente saranno nelle aree di ammassamento della popolazione in zona sicura. Chiaramente la situazione è attualmente molto caotica chiaramente e quindi bisogna chiaramente affrontare la situazione una per volta cercando di avere quella calma necessaria che poi ci consente di effettuare i soccorsi nel migliore dei modi. Grazie, io ringrazio Adriano Vogt, responsabile della Croce Rossa Abruzzo e della Protezione Civile. Grazie e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi.
Ringraziamo il responsabile della Croce Rossa Abruzzo, che si sta operando davvero con tantissimi uomini nelle zone terremotate. Noi torniamo invece in Abruzzo, torniamo a Teramo e con la nostra Elisa Leuzzo andiamo a vedere qual è la situazione proprio nella zona di Teramo, del Teramano, dove stanno operando con un gran numero di uomini i Vigili del Fuoco. Abbiamo ascoltato proprio il vice comandante dei Vigili del Fuoco di Teramo, Vincenzo De Tomasi. Comandante, la situazione al momento, avete monitorato alcuni edifici qui nel Teramano, qual è la situazione? La situazione al momento, noi da stamattina abbiamo mandato una sezione operativa già alle 7 che è andata a dare una mano ai colleghi di Ascoli e un'altra è partita poco fa, quindi in totale sono andate 20 persone qui da Teramo. E poi abbiamo richiamato un personale libero per rafforzare il dispositivo di soccorso. Attualmente ci sono circa 40 unità qui a Teramo che stanno prestando servizio. Stiamo facendo verifiche su edifici civili, su edifici pubblici. Al momento danni importanti non ne abbiamo riscontrato. Ci sono tanti danni piccoli, alcuni magari anche già esistenti che si sono aggravati. Le persone ovviamente sono abbastanza spaventate da quello che è successo. Noi dove è possibile cerchiamo di rassicurarle e continuiamo comunque a svolgere questa attività. Tanti questa notte, dopo la prima scossa delle 3.36, hanno abbandonato le abitazioni. Panico, paura tra i cittadini della nostra regione, in particolare a Teramo, dove i residenti hanno sentito in maniera netta proprio questa prima scossa, ricordiamo con magnitudo 6.0 e con profondità di 4 km. Andiamo dunque ad ascoltare le voci dei cittadini teramani questa mattina. Come ha vissuto questa nottata? Cosa ha fatto? È uscito di casa? È uscito? Beh sì, siamo usciti, purtroppo è stata brutta come quella dell'Aquila, poi in piena notte uno che dorme così non si rende nemmeno troppo conto, dopo quando comincia a rendere conto che comincia a uscire la gente, comincia a dire cose, purtroppo. Io poi dopo a casa ho mia madre che non sta bene, quindi sta ai 90 anni, è stato un trauma perché lei si è impaurita. E portarla fuori, dove la porta? A 90 anni? Dove la devo portare? Piano abitato. Il primo piano, qui sotto al cinema Smeraldo, sto. E quindi la paura del terremoto, la paura del problema che poteva risuccedere, che non la devo chiamare l'ambulanza, devo chiamare qualcosa, ma dove la portavo? La portavo in piazza. Quindi è stato bruttissimo. Noi siamo originari come famiglia di quei posti, per cui sono anche parenti coinvolti. In quei crolli, e per fortuna però tutti sono salvi, sì, sono tutti in salvo, anche se le case sono state lesionate o distrutte. Siamo usciti fuori, siamo stati fino alle 6 del mattino fuori casa e poi vabbè, non si è dormito niente questa notte. Quindi quali sono stati i pensieri? Ma i pensieri è stato tutto un rivivere quello che c'è stato all'Aquila, per quanto mi riguarda, come un ricordo che tornava, però vabbè, che bisogna fare? Non sono cose che si possono controllare alla fine, uno deve accettarle, no? No, siamo usciti fuori casa, sì, subito dopo il terremoto. Cosa hai pensato inizialmente? Abbiamo pensato subito all'Aquila, le ricordo ancora fresco. Che piano abitate? Io al primo, fortunatamente, sì, però si è sentito lo stesso. Quando sei uscito per strada hai trovato altra gente? Sì, tutti quelli del palazzo erano scesi tutti sotto. Ho avuto paura, però i miei mi hanno tranquillizzato, alla fine stavamo tutti a casa, quindi sono rimasta dentro. Che piano abitato? Secondo. Avevi già vissuto la situazione? L'Aquila, però questo mi è sembrato più forte, non so, forse l'altra volta ero più piccola, quindi l'ho sentito un po' meno. Quando avete sentito la scossa cosa avete fatto? Io pensavo stavo a sognare. Poi ho guardato lui e poi ho fatto un'altra scossa e siamo stati là davanti al portone per uscire, pronti a uscire. Ho sentito chi dovevo sentire, parenti, amici e conoscenti, e ho sperato che non fosse l'Aquila. La prima cosa, non è che andasse bene qualsiasi altro posto, ma quello che ho sperato immediatamente, speriamo non sia di nuovo l'Aquila.
Queste le testimonianze dei tanti cittadini che hanno passato la notte, buona parte della notte in strada dopo la prima scossa di terremoto, e proprio nel Lazio, ad Amatrice e poi in prefettura Chieti si trova da diverse ore, vi resterà anche per le prossime il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che sta presiedendo un incontro, una riunione tecnica a Fiume proprio con i rappresentanti e gli operatori della Protezione Civile per fare il punto della situazione proprio in vista della prima notte in cui tanti resteranno purtroppo a dormire in strada. E il Presidente del Consiglio ha parlato di un primo bilancio, tra l'altro sommario, ci sarebbero oltre 120 morti e 368 feriti, bilancio che purtroppo nelle prossime ore è destinato a salire perché tanti sono ancora i dispersi e, come detto, proseguono senza sosta incessantemente le operazioni di soccorso nel Lazio, nelle zone colpite dal terremoto, soprattutto ad Amatrice ed a Cumuli in provincia di Rieti, a Pescara del Tronto ed Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno, e poi nella zona dell'Umbria meridionale, dove soprattutto a Norcia ci sono stati dei problemi. Come detto, questa notte tanti purtroppo dormiranno fuori casa. Nelle zone interne proprio del Lazio, delle Marche e dell'Umbria, la temperatura si abbasserà notevolmente, si potrà andare anche sotto i 10 gradi. E noi, per saperne di più anche sull'evoluzione meteo delle prossime ore nel Lazio, nelle Marche e in Umbria, abbiamo in collegamento il nostro meteorologo Giovanni De Palma. Giovanni, buonasera. Buonasera Paolo, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, sono ore drammatiche quelle che stanno vivendo i cittadini di Amatrice, di Accumuli, di Pescara del Tronto, di Arquata, di Norcia. Tanti, purtroppo questa notte tantissimi, dormiranno fuori casa. Temperature che si abbasseranno notevolmente, una forte escursione termica tra le temperature del giorno e della notte. Che cosa ci dobbiamo attendere anche per la giornata di domani, per i prossimi giorni sul fronte meteo in queste zone così duramente colpite dal terremoto? Sì Paolo, l'hai appena accennato tu, il problema principale saranno proprio le basse temperature, perché in quelle zone i valori minimi notturni potrebbero scendere anche al di sotto dei 10 gradi, come hai giustamente anticipato poc'anzi. Per il resto comunque c'è una buona notizia, perché l'Italia adesso è interessata da un promontorio di alta pressione in ulteriore rafforzamento nei prossimi giorni, e questo favorirà condizioni di tempo stabile anche sulle zone montuose, quindi sulle zone interessate dal sisma non si prevedono fenomeni di instabilità. Questa è una buona notizia, e alla luce dei dati attuali a nostra disposizione la stabilità, il bel tempo e le temperature in aumento proseguiranno anche nei prossimi giorni, almeno fino ai primi giorni della prossima settimana. Questa è una buona notizia proprio alla luce degli ultimi eventi che si sono verificati, quindi buone notizie dal fronte meteo. Soltanto da segnalare purtroppo ancora temperature basse, soprattutto durante le ore serali notturne al primo mattino, sia nella prossima notte sia nelle prossime 48 ore. Poi successivamente i valori pian piano tenderanno anche a salire nei valori minimi, Paolo. Grazie a Giovanni De Palma per questo aggiornamento proprio sull'evoluzione meteo del tempo nelle zone colpite dal terremoto. Con Giovanni De Palma ci sentiremo ovviamente domani nel corso di Mattino 6 per un ulteriore aggiornamento proprio sulle previsioni. Grazie e buona serata Giovanni. Grazie Paolo, una buona serata a te e a tutti i telespettatori. E noi restiamo alla cronaca con una notizia che è arrivata da poco in redazione, che non riguarda il terremoto ma purtroppo un fatto di cronaca accaduto in serata, perché di un morto e di un disperso il tragico bilancio di un pomeriggio nel mare antistante Vasto, nella zona di Punta Derci. Tutto è iniziato con un salvataggio, si sono tuffati in quattro secondo le testimonianze dirette, tre giovani si sono salvati, il primo in difficoltà è però deceduto, mentre dei quattro che hanno tentato il soccorso uno è disperso. Dei tre
un altro giovane è riuscito a tornare a riva, gli altri due sono rimasti attaccati ad un palo di un trabocco e sono stati tratti in salvo con il verricello da un elicottero della Guardia Costiera. Proseguono le ricerche, le operazioni di soccorso sono coordinate dalla Capitaneria di Porto di Pescara. A quanto si è appreso, l'equipaggio che si trovava su questo natante proprio nei pressi di Punta Derci a Vasto è un equipaggio di giovani residenti in provincia di Pescara. E noi chiudiamo questa edizione più lunga del solito ovviamente del TG6, dedicata interamente alla tragedia del terremoto che ha colpito il Lazio, le Marche, l'Abruzzo, scusate, l'Umbria meridionale, con una notizia che riguarda il calcio, perché anche il calcio si è fermato in questi giorni e in queste ore per riflettere sulla tragedia. Sono arrivati tantissimi attestati di vicinanza alle famiglie coinvolte nella tragedia del terremoto, in particolare da parte del Pescara Calcio, che attraverso il sito ufficiale ha manifestato la propria solidarietà e la propria vicinanza alle popolazioni terremotate. E poi anche il Teramo Calcio ha voluto manifestare la propria solidarietà attraverso il sito ufficiale della società biancorossa, e tra l'altro la presentazione ufficiale della squadra che era in programma questa sera proprio nel centro di Teramo è stata annullata e spostata a data da destinarsi. Dunque anche il calcio vicino alle popolazioni terremotate, le popolazioni colpite dal terremoto che vi ricordo la scorsa notte ha interessato Amatrice, soprattutto in provincia di Rieti, Accumuli, altro piccolo centro in provincia di Rieti, e poi delle zone dell'Ascolano, in particolare Pescara del Tronto, Arquata del Tronto, e poi la zona di Norcia, anche se in maniera più leggera in Umbria. Proseguono i soccorsi che proseguiranno per l'intera nottata e anche per la giornata di domani. Tanti soccorritori arrivati dall'Abruzzo proprio nelle zone terremotate. Noi ovviamente vi terremo informati anche nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. È tutto per questa seconda edizione del TG6. Grazie come sempre per averci seguito e buona serata.